Toto e il mago di Oz. Ma voi sapete chi è Toto? Ciao! Io sono Toto. E voi? Siete qui per la storia? Siete sicuri che volete ascoltarla? No, perché è una storia divertente, ma è anche paurosa e triste. È sciocca e strana e meravigliosa. È così fantastica ed emozionante che una volta arrivati alla fine potreste pensare che non è vera. Ma è vera! È tutto vero! Io c'ero, e anche Dorothy. Ma adesso fate silenzio e ascoltate. Me ne stavo sdraiato qui, proprio su questa cuccia, in mezzo nei miei sogni, quando a un tratto fui svegliato dal vento che ruggiva e ululava intorno alla casa, sbatacchiando porte e finestre e scuotendo tutti i muri. Mai sentito un vento così. A un certo punto la porta si spalancò di colpo. Allora mi alzai e uscii fuori. Tutti correvano in giro come matti. Dorothy stava cercando di chiudere le galline nel pollaio, ma quelli scappavano da ogni parte. Non volevano stare al chiuso, ma è naturale, Non era ancora buio. Le galline non vanno mai a letto prima che faccia buio. Cosa era smessa in testa Dorothy? Zio Harry stava spingendo le mucche nel fienile, ma neanche loro volevano entrare. Così mi diede una voce perché lo aiutassi. Ma io ero ancora in sogno di che non avevo voglia. A ogni modo, mi sembrava che si stesse cavando abbastanza bene anche da solo, Zia Em stava cercando di chiudere la porta del fienile, ma il vento glielo impediva. A un certo punto, una raffica le fece perdere l'equilibrio e la mandò a gamba all'aria come uno di quei cespugli rotolanti del deserto. Non se ne accorse, Dorothy lasciò perdere le galline e corse da lei per aiutarla a rialzarsi. Poi, insieme a Zio Harry, riuscì a sprangare la porta del fienile. Sta arrivando una grande tempesta! Guarda! Guarda quei nuvoloni neri là! Oh, brutto segno! Presto, presto! Sta arrivando un tornado! Se non è così, mi mangio il cappello! Ma all'improvviso, lo Zio Harry rimase a testa scoperta. Il suo cappello era volato via e gli corsi subito dietro. Tato! Dove vai? Torna subito indietro! Sentivo Dorothy e mi gridava di tornare a casa. La vedevo sulla veranda della fattoria e proprio dietro di lei, quasi sopra la sua testa, c'era un mostro di tornado che infuriava e ruggiva e torreggiava in cielo come un gigante, mandando in pezzi il fienile, lo steccato e il bidone per l'acqua piovana, girando come un'enorme trottola e ingoiando tutto. Toto, dobbiamo metterci al riparo da questa tempesta, se no ci ridurrà i briciole. Zia Em e zio Harry ci stanno aspettando giù in cantina, ma io non potevo mica abbandonarti, no? Io non scendo là sotto senza Toto, ho detto. Però ora che ti ho trovato dobbiamo rientrare subito. So che non ti piace stare al buio, Toto, ma è un posto sicuro e volenti o nolente devi venire con me. Aveva ragione. Odiavo stare giù in cantina. Mai piaciuto il buio, neanche adesso. Vedevo la botola aperta dall'altro lato della stanza e sentivo Joey e Sam che si gridavano di sbrigarci. Lottando contro il vento, Dorothy riuscì a chiudere la porta d'ingresso, mentre tutto intorno a noi la casa tremava così forte che pensavo che quel vecchio tornado l'avrebbe sfasciata da un momento all'altro. Tazze e piattini, brocche e scodelle finirono in cocci. I cassetti si spalancarono, coltelli, forchette, cucchiai, teiere, pentole e padelle caddero a terra con un gran fracasso. Sedie, credenze e comò si rovesciarono. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia. Eravamo quasi arrivati alla botola quando successe un fatto stranissimo. Il battente si richiuse con violenza e di colpo quel pandemonio di scossi, ruggiti, fischi, ululati cessò. Sentivo Zia Em e Zio Harry che continuavano a chiamarci dalla cantina, ma le loro voci diventavano sempre più fievoli. Poi scese un gran silenzio
tutta la casa cominciò a oscillare e noi insieme a lei. Dorothy cadde in ginocchio, ma non mi lasciò andare. Si soffinò al suo letto nell'angolo e ci rannicchiamo abbracciati, chiedendoci cosa fosse successo e cosa ci aspettava. Stiamo fluttuando in aria, Toto! Siamo proprio al centro del tornado! Stiamo volando, Toto! Sam! Zio Harry! Siamo rimasti soli, siamo soli! Ma tu, non preoccuparti, Toto! No, Toto, no! Ci penso io a te, ci penso io, lo sai? Lo sai! Ci penso io a te. E io lo sapevo bene. Perciò non ero affatto preoccupato. Almeno, non quanto lo ero prima.